simpatico tuo padre, bella la croce, bella la cucina, bella il ristorante, ma che se mangiamo? Allora, praticamente partiamo con le empanadas. Facciamo un po' di fiorentina cruda, che facciamo noi in dry age. A seguire assado di tira, assado alla stacca, che però lo mangeremo alla fine. Un po' di entraña, un po' di molleja, che sono le animelle praticamente. Ah, se magna! Io sono argentino di Roma e Paola è argentina di Cassino. Sì. Va bene, oggi siamo tutti argentini. Olè! Benvenuti a Verona. Ciao amici di Braccia Biancura, se non ci fosse questo tempo di cacca vi avremmo fatto fare un bel giro turistico della città, ma piove, quindi niente giro turistico. Ma Michele, ma tu non ci porti a vedere il balcone degli innamorati? No, il balcone di Rometta e Giulieo te lo vai. Di Rometta, di Giulietta, vaffanculo. Quel balcone lì, Romeo e Giulietta. Pardon, la strada è quella, vai da sola, io rimango al coperto. Sì, ciao. Solito no! Il taxi sta là, devi fare 200 metri a piedi. Ce l'hai le scarpe buone? Sì, ce l'hai. Possiamo andare. Andiamo. Comunque siamo arrivati. Piove. Andiamo, eccolo qui ragazzi, il ristorante. Wow! Ma che figata! Bello! Benvenuti a Il Guapo, ristorante argentino. E direi che l'ingresso è dei migliori. Qui abbiamo la cella dove la carne frolla. È una bella parete di Malbec, che è il vino argentino per definizione. Eh sì, il problema è che io stavo a parlare del vino e mi sono perso Paola. Ecco dove stavi, ti stavo a cercare, dicendo dove sta Paola, dove sta di fronte alla griglia. È normale, sta? Eccola lì. È normalissimo, dove stavo osservando, stavo così imbambolata. Ho visto. Guarda che bella questa griglia, Michele. Questa ovviamente si vede che l'hanno fatta costruire loro, la loro immagine e somiglianza. Nell'angolo la brace che arde, c'è la croce con l'asado che ci aspetta. E che gli vuoi dire? Che sa faissimo. In un vero ristorante argentino che si rispetti dovete cercare tre icone. Qui ce ne hanno quattro di icone. Immancabile Maradona. E che fai, ce lo metti Papa Francesco? Ce lo devi mettere. Messi, che fai? Dici di no? Dici va bene così? No, perché qui c'hanno pure Juan Carlos. Ah signori, questo è Juan Carlos, questo è argentino più de Messi, Papa Francesco e Maradona messi insieme. Paola che indossa la maglietta di Messi. Però mi vorrei sentire pure io un po' più argentino. Amici di Braccia Biancura, lui è Pablo. Tu sei nato in Argentina. Esatto. Allora dimmi due cose al volo, due notizie al volo su sto ristorante. Quando lo avete aperto? Ok, siamo partiti nel 2015. Sì. Ok. Partendo come l'idea di fare carne, diciamo, nel migliore dei modi qui a Verona. E oggi siamo un'icona per quanto la carne argentina. Tu che carni lavori principalmente? Inizialmente l'asado, l'entraña, l'entrecò. E che razze? Che razze? Angus e Black Angus. Angus e Black Angus. Perché, ragazzi, se dite Argentina, l'occhio, il cuore, la mente, va subito verso l'Angus. Ma noi oggi trascorriamo tutta la giornata con voi, mangiamo il vostro menù. Da dove iniziamo? Taglio della carne. Dal taglio della carne, perfetto. Oh, però la maglia di Messi è figa, lo sai? Vai Juan Carlos! Taglio dell'assado di tira! Primo momento quark del nostro video. Vai Paola. No, ogni paese ha il suo modo anche di sezionare la carne e di tagliarla. In questo caso quello che abbiamo visto, che l'asado di tira, come avete visto, le costine vengono sezionate nella maniera opposta a quella che noi siamo abitualmente abituati sia a mangiare che a cucinare. Noi se la mangiamo così, loro se lo mangiano così. Chi pigli? Dai. Beh, piglio lui. Pigli Maradona? Il Pablo lo prendo io, porta bene. Io voglio Maradona. Va bene. Si inizia a mangiare. Pablo, che ci hai portato? Qui abbiamo delle empanadas, le tonde, prosciutto arrosto e formaggio gouda, quelle centrali, pomodorino datterino, origano, mozzarella e gouda, e alla fine quella classica di Black Angus. Belle le empanadas, no? Ah, se magna. La carne si sente? Sente il sapore bello deciso dell'angus e anche tutte le spezie che sono contenute all'interno. Wow! Questo c'ha i sapori nostri, insomma. C'è il pomodoro. Buono. Non abbiamo nemmeno finito di mangiare il panzerotto, che è arrivato un altro antipasto. E Pablo, che ci hai portato?
Qui abbiamo l'antipasto del menù degustazione. Partiamo con la bresaola di Wagyu, a seguire il nostro carpaccio di Black Angus col foie gras, il jamone iberico di pata negra, 44 mesi, le due battute di filetto di Black Angus con il suo perlasi, tartufo bianco e tartufo nero, e per finire la classica empanada di carne di Black Angus. Con tutto il rispetto per il panzerottos, ok, per l'empanada, il mio suggerimento è che se venite qua partite da questo piatto, da questa entrée, perché è un'esperienza proprio orizzontale, parti da una sensazione e finisci su un'altra, merita davvero, bravi, devo dire, incredibile. Mangiamo tantissime entrée, tantissimi salumi, questo spicca per personalità, carattere, bello. Che il controfiletto col foie gras, ragazzi, è una roba che ti manda in paradiso, davvero. Questo è qua. Da provare. Questo è il controfiletto col foie gras. Questo qui. Vai. E se l'è mangiato lui, e te pareva? È buono, te credo il nuovo magno. Tutti a te panzerottos. Empanadas. Che stai a fare? Niente. Peperoncini. Oh, dove ci stanno i peperoncini, ci siete? Niente. Apri la borsa. No, tira fuori, metti la borsa qua. No. Metti la borsa qua. Metti la borsa qua. Apri la borsa. Ti sei fregata un peperoncino. Ma ce l'hanno così tanti, me ne ho presi 5-6. Devo portarmi a casa. Questi sono i miei preferiti, sui calabresi. Ci cacciano. E tu mi fai sgamassa, ti zitto. Paola, ma te da chef, sta fiorentina cruda, come ma interpreti? Questa è una fiorentina che hanno smontato, ma la particolarità è che loro prendono dal frigo di frollatura il lombo, quello che ha più di 3 mesi di frollatura, la smontano e la rendono così, una parte tartarizzata e l'altra fatta al carpaccio. Molto particolare e ragazzi, c'è un grande... anche insomma costo è dispendioso fare una cosa del genere, perché si sacrifica una bistecca per regalarvi questo. Una cosa, ragazzi, sconvolgente: le bistecche che vedete nel frigo di frullatura servono quasi esclusivamente per questo piatto. Io una roba del genere in Italia sinceramente non l'avevo mai vista. Gli devi dire solo che bravi. A quanto pare questo piatto è quello che va più in assoluto. Bene, quindi ne usano molto. A questo punto assaggiamo. Si nota che è una carne frollata dal colore e anche da quanto è asciutta. Si vede proprio sia al tatto che all'occhio. Oh, fammi capire se ho capito bene. Tu utilizzi la carne in quella cella di frullatura esclusivamente per questa fiorentina cruda? Certamente, solo per quella. Amico mio, tu sarai argentino, ma tutte le rotelle a posto non ce l'hai, perché io una cosa del genere non l'ho mai vista in Italia, mai. Bravo. Pablo, se è buona, te do un bacio. È buona? Parte il primo safaissimo della giornata. Ah, oh, ogni promessa è un debito. Il bacio se l'è meritato. Ragazzi, questo è un piatto coraggioso, che però è bello credibile, nel senso che ci sta, bravi che fanno queste combinazioni. Non è per tutti, mi spiego, se amate il cheeseburger del McDonald's probabilmente non lo apprezzate, ma se al cheeseburger del McDonald's lo derubricate nelle ultime vostre, diciamo, interessi gastronomici, allora sto piatto ve lo dovete assaggiare. Paola, andiamo a rompere le palle a Juan Carlos, che adesso deve fare l'asado. Certo, normale, regolare. Dice, avevamo due opzioni, rimanere qua o andare là vicino. Secondo voi? Andiamo vicino, no? Dai, scavalchiamo. Facciamo pure la maglia. Versione ultra. Vai con l'invasione de campo! Comunque lo sai che mi sento un po' in colpa e volevo mandare un messaggio di scuse a Francesco. Francesco Chimiche. Totti, chi? Perché c'ho un altro 10 alle spalle, capito? Francesco, nulla di personale, nulla di personale. Come torna a Roma, mi torna a indossare solo la tua maglietta, va bene? Grande capitano. E uno, e due, e tre. Giusto una porzioncina. E l'entragna? Allora, l'asado, eccolo lì. L'entragna, eccola là. Paola, che altro sta mettendo? Michele, quelle sono animelle. Te lo faccio subito il momento quark sull'animella. Oggi è tutto un momento quark. Allora, l'animella è un piatto tipico argentino, ma la cosa particolare è che loro in Argentina sono abituati ad usare solo l'animella di vitello, mentre noi in Italia mangiamo anche quella d'agnello e quella di maiale. Ricordiamoci che è la ghiandola salivare. È arrivato questo al centro tavola, credo che sia un buon presagio. Sì, vabbè, intanto ripiglia di Papa Francesco, che io c'ho Maradona. Sì. Adesso vedrai che arriva, Michè. Arriva il carico pesante. Inizia a fare sul serio. L'asado di tira? Paola, avevi ragione.
Sta cominciando ad arrivare il carico pesante. Madonna mia. Tanta roba, tanta roba. Papa Francesco, scusa un attimo. Pablo, che ci hai portato? Eccoci qua ragazzi, allora qui abbiamo l'assado del tira, tipico taglio argentino, un taglio che inizialmente era un taglio povero che veniva praticamente scartato dato ai dipendenti dei macelli in Argentina, poi con l'arrivo del 1900 della sega ossi hanno scoperto che c'era questa tipologia di taglio trasversale ed è nato l'assado del tira. Guardate questa qua, questa è la chimichurri vera, ok? Nel cui interno c'è prezzemolo, origano, c'è dell'olio, peperoncino e un pizzico d'aceto. E visto che noi siamo in un ristorante argentino, ragazzi, mo tutti direte: oddio, questa che ci mette le salse, la carne va mangiata in purezza. No, io vado a caricare. Tiè, becca questa chimichurri. Questo asado è a dir poco pazzesco. La carne è morbidissima e non te lo aspetti. Sta faissimo, ragazzi, sta faissimo. Asado di tira, sta faissimo. Paola, come al solito, tu sei molto morigerata nei modi, negli assaggi, perché sei donna, perché sei chef. Se ti arriva la salsetta chimichurri, tu pigli la carne e la intigni, così alla burina, guarda, guarda, guarda qui, la intigni così, la devi intignere. Devi annappiare le erbette, devi annappiare tutto, ok? Tutto, una volta che sei qua, devi fare così. Ci vuole l'esperienza immersiva, si chiama, ok? Quelli studiati direbbero la deep experience. Lo sai com'è? Lo sai com'è? È mortacci quanto è buona. Mo seguimi, perché io voglio andare a Juan Carlos, io voglio chiedere, in Argentina, come si dice, mortacci quanto è buono. A Roma, la mia città, quella del Papa, quando una cosa è buona noi diciamo mortacci quanto è buona. Sì. In Argentina quando una cosa è molto buona come dite? De puta madre, quanto è buona questa carne. Trovatevi una donna che vi guardi come Paola guarda un piatto di animelle. Da un punto di vista tecnico cotta alla perfezione, perché comunque rimane morbida. L'animella non è facile da cucinare. In questo caso sulla brace hanno rispettato tutte le caratteristiche. Voglio far notare il colore dorato e la cottura è perfetta, è morbidissima. Ma la cosa bella che a me piace tanto di questo periodo che stiamo vivendo dal punto di vista gastronomico trattino carnivoro è che finalmente torno a vedere dopo tanti anni di assenza questi tagli proposti alla griglia. Bello, bello, bello che stanno tornando de moda. Ma mangiasse una roba del genere, ragazzi, significa prendere la DeLorean e fare un viaggio nel tempo, tornare a mangiare quello che si mangiava mi nonno, tu nonno, su nonno, capito? Paola! Che c'è? Paola! Guarda vicino al 10, te sei macchiata. Non è vero. Te sei macchiata, sì. Come i ragazzini. Mi dispiace. Ed è arrivato l'entragna, ragazzi. Entragna, Paola, che sarebbe? Sarebbe il diaframma. Quella parte succulenta buona. Esatto. Mamma mia, che una volta non mangiava nessuno. Sta qua dove dietro. Dove sta? Sta qua dietro. Ah, sta qua dietro. Il diaframma, okay. Il diaframma, quello che ci fa cantare. Benissimo, meglio che non canti. Grazie, meglio che mangiamo. Allora, io faccio così, la taglio a metà. Lo sapete che io fonderò prima o poi un partito, partito dell'emancipazione dalla forchetta e dal coltello, perché certi pezzi di carne preferisco mangiarli con le mani, così ho il contatto diretto, soprattutto questi pezzi succulenti, belli succosi. Lo sapete che mi piace a me del diaframma, dell'entragna? La fibra, il texture. Devi far lavorare le mascelle, te la devi guadagnare sta carne, perché è strepitosa, perché c'è un sapore deciso, perché dovremo mangiare questa in tutte le scuole d'Italia. La croce è stata smontata e questo, ragazzi, è un po' di quello che ci mangeremo di quella croce meravigliosa. Vedi? Pochetto di brace così si mantiene caldo ma non continua a cuocere. Senti Paola, ti voglio proporre una cosa. Dimmi. Tu rimani qua e Juan Carlos viene a Roma con me, come la vedi? Vabbè, tanto te fai sempre così. Ovunque va, ovunque andiamo, mi vuoi lasciare dove andiamo? Ma tu, però tu rimani sempre qui accanto a me, questo va detto, eh? Vabbè, ma io ci provo, ma tu sempre a cozza sullo scoglio, eh? Mamma mia, ragazzi, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto, ragazzi? Amiche, qua è tutta una chimichurri. No, qui è tutto un mortacci quanto è buono. Perdonami per mi vita vegana. Mamma mia, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Cara Paola, assaggio. Dai. Dell'asado in croce, che vedete, ragazzi, è tagliato in questo caso
in maniera diversa rispetto all'asado de tira. Ora questo è stato cotto lentamente sulla croce per ben 4 ore. Che ne pensi? Penso che mo me l'assaggio. Vai. È morbidissima, si sente il sapore dell'angus. 10 ragazzi. 10. Strepitoso. Succoso, succolento. La brace ha fatto il suo dovere, gli ha dato l'aroma strepitoso. Cara Paola, confermo, questo è un piatto da 10, perché non riesco a trovare un'imperfezione. Questo ha subito una cottura lunghissima, pertanto è diventato morbido. Parlando con Pablo, no, spiegandoci anche il perché di questo modo di tagliare in maniera diversa da come lo tagliamo noi, le costate, hai notato come sono morbide quelle senza subire trattamenti lunghissimi, una scottata su griglia, quindi questo taglio non diciamo perpendicolare rispetto al nostro rende la carne più morbida. Brava, sei rimasta concentrata nonostante ci fosse Maradona che spuntava. Grazie Paola. Ti vedo un po' affaticata, hai mangiato troppo? Sì, mica, vabbè, ma era troppo buono. E senti, spazietto per il dolce? Però due cucchiaini, perché noi siamo persone morigerate. Qui praticamente abbiamo il dolce tipico argentino, flan al dulce de leche. È una specie di crème caramel, perché la consistenza e la cottura è molto simile a quella del crème caramel, solo che all'interno abbiamo il dulce de leche, che è quella crema che vedete. Dolce perfetto per concludere un pranzo a base carnivora, perché è un dolce fresco che ti sciacqua la bocca. Praticamente possiamo rincominciare, Michele. Ah, tutto di nuovo? Sì. Amici di Bracimi ancora, benvenuti al Guapo. Ragazzi, abbiamo dato. Ragazzi, il pranzo qui dal Guapo è terminato. Come dici te, Paola, questo è un ristorante con personalità. Molta personalità, mangiato benissimo, ragazzi. Io ci tornerei a mangiare qui. Pure io, 100 volte torno a Verona, 100 volte torno dal Guapo, perché mi è piaciuto il lavoro di Pablo e di tutta la sua famiglia, compreso il papà. Senti Paola, invece, sì, tornerai a fare video con me? Dipende. Da cosa? Ma adesso ha smesso di piovere. E quindi? Ma accompagni da Romeo e Giulietta? A vedere il balcone? Sì. Quello romantico? Ma non ci penso nemmeno! Però... Ciao amici di Bracimi ancora, accompagnatela voi Paola a vedere il balcone di Giulietta e Romeo. Io me ne vado alla stazione e torno a Roma. Ciao!